La parola ora a Daniele Susini, dell'Istituto Storico della Resistenza e direttore del Museo della Chiesa della Pace di Travivi, nomina recente a cui vi facciamo gli auguri, anche perché veramente, come ho detto all'inizio, considero la Chiesa della Pace assieme al cimitero di guerra alleato a Coriano i due punti più significativi della memoria di questo nostro territorio. E quindi lavorare per mantenere e rilanciare le iniziative della Chiesa della Pace credo che sia un fatto molto importante ed un merito per il Comune di Montescudo e Montecolombo che ha deciso di investire in questa direzione. Daniele Susini, prego. Allora, intanto vi ringrazio perché naturalmente è un'emozione, siete tanti, mi avete piazzato perché è un'affluenza veramente notevole con tanti di voi con cui condivido non solo questo momento ma pezzi interi di lavoro tutti gli anni ormai da tanti anni, quindi non vi nego che sono un pochino anche emozionato questa mattina. Però oggi ho il compito di introdurre questa lezione, questo incontro su chi ha questo titolo, Linea Gotica Orientale tra guerra, sfollati e resistenza. Io cercherò di collegarmi, un obiettivo era quello di collegarmi alla lezione di Mirko che ha dato una panoramica generale, approfondita, però come dire, estesa. Io cercherò di renderla concreta, nel senso che cercherò di darvi i dettagli di quello che poi accade nella bassa Romagna, quello che possiamo definire come il vecchio circondario di Rimini. E per raggiungere questo obiettivo l'obiettivo che mi pongo è quello di parlarvi dell'epopea degli sfollati, però con quello che credo che sia una novità su quella che normalmente viene proposta alle lezioni, cioè quella di ampliare la cronologia. Solitamente quando si parla degli sfollati nella nostra zona si parla di sfollati dopo l'8 settembre fino alle liberazioni del settembre del 44. Io invece cercherò di partire da prima, cioè da immediato dopo l'inizio della guerra, del 10 giugno 1940, e riprendere un po' la lezione di Elena Cortesi, di questa ricercatrice di Forlì che ha fatto questo importante saggio sugli sfollati, per cui utilizzerò la sua cronologia, ma non la prenderò identica, cercherò di adattarla a quella che però è lo scenario a cui ci interessa più a noi, cioè quello proprio del fronte della linea gotica, per cui il territorio riminese. E tenterò di fare questa operazione quindi con questa cronologia, cercando di dare un taglio obliquo tra lo studio appunto della Cortesi, che secondo me rimane un studio centrale per interpretare questo e dicevo che rimane comunque uno studio fondamentale per capire le vicissitudini degli sfollati nel nostro circondario, con una serie di studi locali, per cui cercando di mettere assieme storia, quella della Cortesi, con la memoria di ricercatori, mi viene sicuramente uno che da citare, no? Non è perché è anche il vice sindaco, ma perché ha scritto veramente pagine importanti. Maurizio Casadei è colui il quale ha scritto veramente la storia del passaggio della linea gotica a Coriano, Montescudo, Montecolombo, San Clemente, per cui proprio nel cuore di quella che è stata la battaglia della linea gotica. O anche mi viene in mente da citare uno studio invece del professor Turchini, infatti in collaborazione sempre con l'Istituto Storico della Resistenza di Rimini, sugli sfollati e il rapporto con la Repubblica di San Marino, che naturalmente per noi è un pezzo importante di questa storia. Quindi, dandovi queste premesse, giugno 1940 appunto inizia la guerra. Inizia la guerra, c'è la dichiarazione di guerra, e qual è l'idea di quando inizia questa guerra, quella che sia appunto una guerra lampo, una guerra veloce, una guerra che finisca in tempi estremamente esigui. Invece sappiamo bene che questo passaggio non avviene, si intermine, si dilunga molto di più, e immediatamente dopo, il giorno dopo la dichiarazione di guerra che fa Mussolini agli
inglesi e francesi, le nostre città del nord incominciano a essere bombardate. E la situazione è di totale impreparazione. Appunto, Mussolini inizia la guerra con questo tipo di mentalità e non prepara assolutamente né difese attive come la contraerea, quindi le nostre piccole città sono sguarnite da questo tipo di protezione, sia difese passive come potevano essere i rifugi antiaerei. Anche qui credo che sia una definizione, non sia un passaggio secondario, quando molto spesso si cita il rifugio antiaereo, ma il rifugio antiaereo è una tipologia di edificio ben strutturata che deve avere determinate caratteristiche. Quando noi o io anche oggi parlerò di rifugio antiaereo è scorretto, perché in gran parte dei casi parliamo di nascondigli, nel migliore dei casi di cantine rinforzate, quindi assolutamente nulla di strutturale. Anche quando parleremo nel passaggio proprio nel periodo caldo, cioè nel agosto settembre 44, e si parlerà i luoghi che si visitano in queste zone sono chiamati rifugi, è scorretto, sono veri e propri nascondigli, sono delle grotte tufaci ricavate alla benemeglio dai contadini all'ultimo minuto scavando con gli attrezzi di campagna, nulla di più. Anzi, in molte memorie, e qui è un passaggio che anche ritengo importante da sottolineare agli studenti, in alcune memorie tale era il rapporto con gli animali, di questi contadini, mucche, vacche, polli, maiali, che siccome c'era la difficoltà di allontanarsi da queste, addirittura si scavavano semplicemente delle grandi buche a lato di queste case di campagna, si ricoprivano con dei graticci, con degli ondulati, quelle venivano chiamate rifugi, chiaramente erano poco più che nascondigli. Quello che però è sempre importante, a mio avviso, valorizzare nei confronti dei ragazzi anche proprio questo rapporto con gli animali, che è una cosa che secondo me si è persa, che ha condizionato anche molto, perché molti non sono partiti, non sono fuggiti anche allo scoppio della guerra, perché non sapevano come gestire questi animali o portarseli dietro, dove portarli, perché appunto l'animale era, come dico spesso nelle classi, era il supermercato dell'epoca. E quindi secondo me anche questo ci aiuta a mettere in prospettiva la società odierna con quella che era la società di prima. Quindi come il potere centrale in questa situazione di totale impreparazione, come il potere centrale fascista decide di rispondere a quelle che venivano chiamate all'epoca le offese aeree? E lì c'è la citazione che sintetizza un po' questa posizione. Le città si difendono dalle offese aeree svuotandosi. Viene applicato questo piano di diradamento della popolazione civile, ma questo piano di diradamento della popolazione civile ha pochissima efficacia, anche perché è quasi una mera dichiarazione di intenti, non ha nessuna poi esecuzione pratica, si limita a in buona parte dividere la popolazione in popolazione che è obbligata a rimanere in città perché è necessario lo sforzo bellico, popolazione che invece sarebbe obbligata ad allontanarsi perché invece è appunto a rischio di questi bombardamenti, è quella che invece viene chiamato lo sfollamento notturno, cioè la popolazione che di giorno rimane in città per i lavori che comunque deve eseguire e la sera si sposta fuori dai grandi centri urbani che erano poi l'obiettivo primario di questi bombardamenti, Roma, Milano, Torino, Genova, le grandi, perché lì sede delle grandi industrie italiane colpivano questi grandi bombardamenti. Ma come dicevo, questo piano di trattamento ha una pochissima ricaduta pratica, tutte le responsabilità vanno in capo a podestà e prefetti locali che hanno tutti gli oneri di dover gestire queste persone che cominciano a spostarsi. Sempre Elena Cortesi dà una cifra globale come sfollati, questo per darci una cifra,
In Italia, durante tutta la guerra, si parla di circa 2 milioni e 300 mila sfollati, quindi una porzione importante di sfollati, ma in questo primissimo momento, parlando della nostra provincia, cioè della nostra ex provincia di Forlì, perché in questo caso sono numeri che riguardano la vecchia provincia di Forlì, i numeri sono ancora estremamente bassi, parliamo di sotto le 2000 persone, quindi un numero ancora molto risicato, ma già sufficiente a mandare in tilt quella che era quest'opera di, a livello globale, quest'opera di assistenzialismo. Perché capite bene che in un'economia di guerra, dove era già difficile sostentare la propria popolazione, ancor di più era difficile trovare tutte le risorse necessarie per sfamare, trovare alloggi a queste persone. Naturalmente le zone più che attiravano di più gli sfollati dove venivano inviate sono le zone lontane da questi centri urbani, per cui dove non c'erano punti, obiettivi militari su cui colpire. L'altra caratteristica è naturalmente la presenza di strutture tipo alberghiero, di tipo come le colonie, dove appunto si potevano appunto far alloggiare questo tipo di persone, di questi sfollati, che arrivavano soprattutto dal centro Nord Italia, dove appunto avvenivano questi grandi bombardamenti. Quindi da Roma prima si consegna, anzi quasi si obbliga ad allontanarsi la gente, ma capite bene che questi ordini sono poi di difficile esecuzione, sia di allontanamento che di far rimanere nell'obbligo di rimanere, perché naturalmente venivano gestite a seconda delle esigenze personali, che erano legate alla paura o meno di essere colpiti, della possibilità o meno di allontanarsi. Quindi poi il potere, come dire, c'era una reale difficoltà a renderle operative. Comunque sia, queste persone che si muovono già ingolfano la macchina assistenziale nelle varie province. Qui Rimini, e questo è un po' il passaggio che ci sposta, questa è la prima fase cronologica, quindi dal giugno del 40 fino all'autunno del 42, caratterizzata, Rimini si distingue, la città di Rimini si distingue notevolmente, e grande merito di questa capacità organizzativa è del podestà Bianchini, l'ultimo podestà di Rimini. Lui rimarrà in carica fino al novembre-dicembre del 1943, poi verrà sostituito da Ugo Ughi, il ragioniere Ugo Ughi, che coprirà tutto il restante periodo fino alla sua fuga, come tutti i fascisti, nell'agosto del 1944. Questa persona dà una grande dimostrazione di grande capacità, e vorrei riportarvi questo articolo del Corriere Padano del 42. Ci siamo ritrovati alla stazione di Rimini nei giorni scorsi, all'arrivo di uno dei treni provenienti da Settentrione. Abbiamo avuto una prova immediata e commovente della sollecitudine con la quale gli sfollati sono accolti alla bella città adriatica. Rimini ha aperto in questi giorni i suoi grandi e piccoli alberghi, le sue pensioni. Negli atri e nelle sale, un tempo affollati solo durante gli estivi, si alza oggi un pacato commerciale delle donne e dei vecchi. I vivaci travestiti dei bambini, moltissimi bimbi, sono liberi di montare mare. Da, secondo me, al di là della retorica di cui è scritto, però secondo me dà un reale affresco della situazione di Rimini. Perché? Perché il podestà Bianchini ha la capacità di rigirare tutta la struttura turistica di assistenza al turismo nell'assistenza degli sfollati. Quindi direttamente il comune di Rimini aveva allestito un ufficio sfollati alla stazione di Rimini. Quindi lo sfollato, come appunto dice l'articolo di giornale, arrivava in stazione, direttamente in stazione c'era l'ufficio sfollati,
e era sufficiente dichiararsi la sua, diciamo, condizione di censo, per cui benestante, ceto medio o indigente, e a seconda di questa dichiarazione iniziale iniziava un iter già precostituito, per cui se dichiaravi benestante ti veniva fornita una lista di, diciamo, di affittuari, per cui non andavi in un albergo ma andavi in una, casa, in un affitto. E via via andando, naturalmente, se eri indigente addirittura ti veniva fornito immediatamente un abbonamento gratuito per tutti i membri della famiglia per poter girare eventualmente per quello che ti serviva di tutti i giri necessari, quindi un'assistenza veramente straordinaria che viene messa in campo dalla città di Rimini. E questo, secondo me, è un po' anche, lo sottolineo, un po' il motivo per cui di questo primo pezzo, naturalmente c'è, come dire, perché questa prima parte c'è così poca memoria, o anche poca storia, perché pochi hanno scritto di questa prima parte. Perché? Perché probabilmente soprattutto a Rimini ha funzionato, e quindi non ci sono stati particolari problemi, e mi viene in mente di paragonare questo passaggio qui degli sfollati fino all'8 settembre 1943 con quello che viene poi dopo la guerra, con l'arrivo degli altri sfollati ancora, con quello dell'arrivo dei prigionieri tedeschi, dell'enclave, anche dell'enclave, l'enclave Rimini, 200.000 soldati tedeschi nella guerra vengono portati a Rimini da Miramare fino a Bellaria e Giammarina, e anche di questo ci sono degli studi, ma probabilmente non così tanti come meriterebbe questo argomento. Perché? Perché anche se uno va a... Io ho dimestichezza nell'archivio storico del Comune di Rimini, ci sono pochissime tracce sia di questo tipo di sfollamento, sia di quello successivo. Cosa c'è? Sarebbe bello anche questo analizzare più a fondo riguardo a queste fonti. Vado avanti, dicevo, perché sarebbe anche qui interessante farci una ricerca, un riscontro. Il materiale che di cui troviamo di più nell'archivio storico del Comune di Rimini sono centinaia di lettere di parenti che chiedono informazioni di gente che si è trasferita a Rimini. Io so che i miei parenti sono venuti, che fine hanno fatto, e la cosa interessante è che c'è un reale riscontro. Ci sono allegate le risposte, mandavano in giro i vigili o gli addetti comunali a dire, e la cosa è che c'è un reale riscontro, cioè allegate a queste lettere che sovvengono a questo punto, perché ci siamo spostati in una seconda fase della guerra, arrivano veramente da tutta Italia. E il Comune di Rimini manda sollecitamente questi messi comunali, questi vigili, a riscontro. Ci sono lettere, suo cugino, suo padre, sua madre, suo figlio, si trovano lì alla tal pensione, si è spostato nel più a Rimini, e quindi, come dire, è una dimensione veramente importante, secondo me, della città di Rimini, che avviene in quel determinato momento, e che nel successivo periodo di guerra, cioè da dopo l'autunno del 42, diventa di dimensioni veramente importanti, perché, come vedete, le cifre non sono più cortesi da 1700, parliamo di 30.000-60.000 persone, questa naturalmente è una forbice molto larga, ma Rimini in quel momento ha 40.000 abitanti. Quindi, perché secondo me è importante... Rimini centro. Quando la famosa cifra di 40.000 sfollati di Rimini sarebbero Rimini centro, la zona del mare, di via, perché è di Rimini naturalmente, di via Principe Amedeo, Borgo Mazzini, Borgo San Giovanni, che si spingeva poi fino al Romeo Neri, e il Borgo San Giuliano. Quella Rimini lì parliamo quando si parla dei 40.000 sfollati lì. Però vedete che le cifre parlano in vari modi, ma secondo me ci dicono tante cose. Per cui qual è l'elemento che secondo me va sottolineato, soprattutto in un discorso di rapporto con i ragazzi? Cioè sì, che c'è tutta l'epopea, che naturalmente poi degli sfollati riminesi, di cui adesso parleremo, però non ci sono solo loro,
Quindi la complessità che, queste, che seguirà è molto di più di quella che normalmente si passa. Perché appunto c'è questa presenza di queste persone che vengono a questo punto da tutta Italia, perché i bombardamenti non sono più solo al nord, ma sono anche al sud, il fronte comincia a risalire, quindi ci sono sfollati veramente di tutta Italia, che devono trovare posto, che si devono gestire, e questo modello Rimini va avanti con difficoltà. Quella che vi cito sotto è un'ulteriore comunicazione tra Bianchini e il prefetto di Forlì, e appunto si lamentava perché Rimini è talmente capace in questa opera che tutti vengono mandati a Rimini. Tutti vengono mandati a Rimini e cominciano a crearsi forse i primi problemi, quindi di rapporto, perché comunque inizia una borsa nera, inizia un rincaro assoluto anche degli affitti, grosse difficoltà appunto per reperire il cibo e difficoltà anche per quanto riguarda l'economia turistica, perché naturalmente gran parte di questi alberghi dove vengono tirate le persone vengono occupate, non possono essere utilizzate per il turismo normale. E si cominciano in questo momento i primi problemi, problemi che sono anche dovuti all'utilizzo di questi alberghi. E mi sembra di sentire alcune, un po' per la totalità di alcune cose. Tipo... Tenete conto che la stagione turistica, sì, 41 e 42, avviene normalmente. Cioè, ancora in piena guerra, l'estate del 42 vede flussi turistici consistenti. E perché c'è questo? C'è anche un motivo che ha questa affermazione di Paolo. E io riporto sempre una citazione che mi faceva sempre un partigiano che ho accompagnato tante volte nelle scuole, Dante Schiavoncini, che era militare al sud e dove in località bombardate lui è anche ricordato a Pescara, se non mi ricordo male, perché passa per tornare a Rimini, aiuta i pescaresi nel bombardamento, quindi anche un'efficienza a Pescara. Lui definiva sempre Rimini un giardino, perché proveniva da zone totalmente distrutte a Rimini fino al novembre del 1943, lui la definiva un giardino, cioè una cosa quasi irreale rispetto a tante altre regioni, zone d'Italia che invece erano distrutte dai bombardamenti. La cosa anche questa da notare: se all'inizio il potere fascista incentivava la fuga dalle città, a un certo punto avviene uno stop, perché appunto chi ospita queste persone non può più gestirle. In questo momento invece c'è addirittura un obbligo nel rimanere, perché si creano delle situazioni nelle periferie talmente caotiche, talmente ingestibili, talmente nessuno vuole più queste persone, che appunto c'è un obbligo a fermarsi nelle città. Naturalmente, come dicevo prima, anche in questo caso far rispettare questo obbligo di permanenza nelle città è molto labile, non c'è la possibilità, anzi, appunto, come dimostrano le cifre, aumentano gli sfollati in tutta Italia, perché appunto la gente, la paura, la vince su tutti gli altri sentimenti, su tutti gli altri obblighi, quindi si incomincia a scappare. Appunto, Rimini diventa una delle, non una principale, ma una delle principali mete di questo sfollamento. Dicevo che questo periodo non si ferma all'8 settembre, ma va avanti, per il motivo che dicevo prima, va avanti fino al novembre, per cui va oltre l'occupazione tedesca. L'occupazione tedesca non ferma questo fenomeno del fallimento, anzi da settembre a novembre del 43 arriveranno 8.000 ulteriori, oltre 1.000 sfollati. Quindi vedete quanto è diversa, cioè riprendendo anche quello che diceva prima Mirko, quanto è più complessa la realtà della linea gotica rispetto a quella che solitamente si è sempre citata.
Immaginatevi un territorio già stremato rispetto a tutta una serie di mancanze, che non solo doveva assistere quelli che adesso, nella fase successiva, quelli proveniranno dalla linea litorale, ma anche tutte queste persone che erano già a Rimini. Nella successiva scansione, come dicevo, io riprendo in buona parte la cronologia della Cortesi, ma non integralmente. Perché? Perché lei fa una panoramica su tutta la provincia. Qui è assolutamente d'obbligo fermarci al novembre 43, agosto 44, cioè prima dell'afflusso, prima dell'arrivo dei soldati, ma proprio della vera battaglia della linea gotica. Per cui io a mia volta ho diviso questi due momenti. Per cui tra novembre 43 e agosto 44 ci sarebbe forse un'ulteriore dimensione, perché in quel periodo comincia lo spogliamento anche da San Marino, che abitava in città. Ma poi si stoppa questo spogliamento verso San Marino quando da giugno ci sono i bombardamenti su San Marino. E quindi in quel momento si ferma il flusso a San Marino e si cercano altri territori. Quindi sarebbe una divisione ulteriore a fine giugno, perché c'è questa differenza di afflusso verso San Marino, che è molto importante perché poi creerà problemi in San Marino, e sarà il momento in cui si interrompe la linea ferroviaria Rimini-San Marino e si cominceranno a utilizzare come rifugi le gallerie di San Marino, le famose gallerie di San Marino. Quindi c'è anche questa ulteriore scansione temporale. Perché? Perché avviene questo? Perché appunto in tutte le città, le grandi città riminesi, se prima erano, come dire, si erano tutelate perché non erano obiettivi militari, adesso sono proprio, diventano obiettivi primari. Rimini, il primo bombardamento di Rimini, il primo novembre 1943, dureranno fino al 27-28 settembre 1944, quindi sono circa 11 mesi di bombardamenti. C'è chi ne conta 405, c'è chi ne conta 90, questo dipende un po' da come lo si contano questi bombardamenti. Per quanto riguarda la città di Rimini, la cifra mitica è dell'82% della città distrutta, cioè su 100 case che rimangono in piedi 18, e appunto inizia questo supplizio della città, in particolare in primis della città di Rimini, che però è vero che queste caratteristiche, cioè appunto questa grandissima distruzione, però per come si sviluppa, paradossalmente adesso avrà un numero relativamente basso di vittime, perché il numero totale delle vittime è 605. Se prendiamo città simili, viene in mente Foggia, viene in mente Treviso, i morti sono molto maggiori, ma perché le dinamiche dei bombardamenti sono diverse. Questo primo bombardamento del 1 novembre 43, vuol dire in qualche modo, e i successivi che avvengono verso la fine del novembre del 43, in qualche modo preallertano e in qualche modo allertano la popolazione. Allora, dire organizzata è un termine secondo me sbagliato, perché come dicevo prima non c'era un'organizzazione, e se anche prima Mirko lo citava, se c'è questa disgregazione dei poteri amministrativi, già in quel periodo questo sfilacciamento comincia a concretizzarsi. Si vede sempre nell'archivio di Rimini, che conosco bene, ci sono decine di lettere di capufficio che dicono non possiamo fare questo servizio perché l'impiegato non si sa dov'è, è sfollato, quindi chiaramente non c'è una guida, ci sono pochissimi servizi. Il comune di Rimini già a quel momento si divide da San Marino a Verucchio, Rimini, un pezzettino anche a Coriano, se non ricordo male, mi sembra che sia tipo 18-20 sedi il comune di Rimini, da quanto
E per cui per tutta questa dinamica che mi stavo, in qualche modo comunque si preparano e quindi il numero relativo di morti è abbastanza basso, poi appunto di 605 in maniera relativa naturalmente. Perché Rimini poi verrà colpita, tutto questo, diciamo, la grande fuga da Rimini avverrà dopo i bombardamenti 28, 29 e 30 dicembre 1943. Un bombardamento che non doveva toccare neanche la città di Rimini, perché doveva colpire Bologna. Bologna il tempo non è adatto a un bombardamento, quindi di ripiego verso Rimini sarà questo enorme bombardamento che distruggerà la nostra città. Qui sarebbe interessante, una risorsa è il resoconto che fa questo ragionier Ughi, secondo me è una bella lettera, anzi io la leggo quando mi occupo dei bombardamenti, perché è veramente un resoconto che secondo me restituisce quello che lui la definisce una città morta e spiega perché Rimini non è più una città vivibile, per cui c'è questo enorme, incomincia appunto l'afflusso di questi riminesi verso soprattutto tutte le campagne, soprattutto verso le campagne. E si trova nei libri di Ghisi, questo resoconto, in quasi tutti i libri di Ghisi, qualcosina online, ma se vi capita, che si è fatto un lavoro del genere, utilizzatela, perché è veramente una testimonianza molto particolare. Per cui inizia questo sfollamento verso le campagne, anche nella compreso delle ulteriori complessità che vi ha detto Maurizio, e le cifre sono appunto in parte quelle che riporto lì. 35.000 riminesi più tutti gli altri forestieri. Che invadono appunto San Marino, che invadono tutti questi paesi della prima zona collinare, Scudo e tanti altri. E inizia piano piano quella costruzione di quello che si diceva anche prima, di questo progetto dello spazio Lignagoni. Per cui questo spazio artificiale di costruzione militare, di convivenza tra residenti, forestieri, stranieri e con successivi step, perché tra un residente di Montescudo e tra un cittadino di Rimini erano due italiani, ma erano due mondi totalmente diversi. Ci sono enormi difficoltà da superare per un cittadino adattarsi alla vita di campagna, partire dalle strade, partire dall'assenza di servizi igienici, la luce, l'acqua corrente, quindi la grande mancanza di cibo e quindi un'enorme complessità di rapporti, vissuti di modelli di vita totalmente diversi. E questo rapporto di convivenza difficile anche tra gli italiani e naturalmente gli stranieri. Gli stranieri che in quel momento erano tedeschi, ma fianco a loro c'erano anche, per dire, più o meno, c'erano anche i fascisti, per cui, però il rapporto anche qui non è da banalizzare, perché quello strumento di cui vi parlava prima Maurizio, cioè quel sito internet Memoria Linea Gotica, e comunque in tantissime testimonianze, molte volte il tedesco, e questo è un lavoro, non è visto male il tedesco singolo. Il tedesco singolo, il tedesco del 43, dei primi mesi del 43, anzi, quando molte volte il tedesco è anche visto meglio dell'alleato. Quindi c'è veramente una. E qui, secondo me, come insegnanti, come ci deve stimolare molto a far capire perché un italiano, chi è il buono, chi è il cattivo, perché avviene con questi cortocircuiti della memoria, perché questi anziani dicono che i tedeschi ci pagano il cibo, ci hanno pagato il cibo, gli americani, gli inglesi no. Loro erano più cattivi, ci trattavano peggio. E allora lì la dinamica, questi tedeschi sono i tedeschi delle retrovie, probabilmente non è gente che ha visto mai la prima linea, erano riservisti. Tutto cambia naturalmente se si prendono poi quello che succederà durante quelli che fanno i rastrellamati, quelli che combatteranno nei mesi proprio nella battaglia della linea gotica, nella battaglia per Rimini.
Allora, qui noi dobbiamo anche, secondo me, lavorare per capire poi bene il rapporto tra storia e memoria, e qui secondo me è molto stimolante, qui quando mi capita a me, vedo che i ragazzi sono molto ricettivi, perché vuol dire in qualche modo li vai a slegare, li vai un po' anche a stimolare con qualche provocazione, e allora si innesca un lavoro di un lavoro proficuo e vuol dire proprio di partecipazione attiva. Vado, c'è ancora un pochino, ce l'ho, e dicevo, in questa situazione, nel marzo del 44 c'era la richiesta dei tedeschi di liberare, pensate, una fascia costiera di 50 km per 10 km all'interno, ed è una richiesta del comando tedesco. Chiaramente i poteri locali sono spiazzati da una richiesta di queste dimensioni, perché è spostare 50.000 persone nel territorio interessato, e quindi c'è subito, soprattutto il prefetto di Forlì, chiede e manda un messaggio urgente a Mussolini, e Mussolini stesso risponde: sono priorità militari, fate tutto quello che vi richiede. Quindi non c'è un appoggio neanche dai poteri forti fascisti, però è talmente si impegna in un lavoro di mediazione che alla fine riescono a restringere questa richiesta enorme di una liberazione di una fascia di 50 km per 10 km, perché appunto la paura era quella di uno sbarco a monte della linea gotica, per cui si arriva invece a limitare questo discorso di liberare la fascia costiera solo in fasce molto più piccole, e si interessano 5.000 persone. Però naturalmente sono un ulteriore carico di queste persone che da mare sono costrette a spostarsi anche qui, in tutti questi comuni dell'entroterra che sono già schiacciati in questo sistema di forze, soprattutto nel momento in cui comunque i tedeschi hanno l'ammasso, quindi raccolgono tutto quello che possono portare, lo portano in Germania, perché appunto i tedeschi non devono mai partire da fame, secondo gli ordini di Hitler. Primavera del 44, qui si comincia a creare appunto quello spazio linea gotica, cioè quindi a costruire fisicamente le fortificazioni, a militarizzare tutto questo spazio, questo ambiente, e soprattutto quello che interessa a queste popolazioni è il discorso dei rastrellamenti. Tutti questi grandi paesi verranno imperversati da questi rastrellamenti per raccogliere chi? I renitenti alla leva, eventuali renitenti alla leva, ma soprattutto o i ragazzi che ancora non avevano l'età per andare da militare, ma la forza per tenere un badile nelle mani, oppure quelli un pochino più grandi come me, oltre 40, che appunto l'età del militare l'avevano passata, ma erano comunque abili al lavoro. Tutti questi servivano per costruire appunto questo enorme spazio linea gotica, e per chi è di lì, tutti questi ragazzi, per quanto riguarda noi, venivano imprigionati alla vecchia corderia di Viserba. Era lì la prigione tedesca dove venivano. E naturalmente, adesso di questo aspetto ne parlerò in coda, perché mi sono dimenticato di dirvi in presentazione che cercherò di mostrarvi poi quanto questa situazione degli sfollati peserà su altri due fenomeni, che sono la resistenza e l'occupazione tedesca. Tutto questo, vedete nell'ultimo punto di questa della slide, causa di disorganizzazione. Non c'erano poteri, i fascisti erano impegnati a eseguire gli ordini tedeschi, ai tedeschi non interessava assolutamente niente della popolazione, l'amministrazione civile era allo sbando più totale, perché appunto per la mancanza di mezzi, di personale, nessuno guidava più niente, quindi la popolazione era totalmente lasciata allo sbando della storia. E questa cosa peserà soprattutto nel periodo appunto dell'ultima parte, nel periodo dello sbando totale, quindi dell'evacuazione verso
dell'evacuazione totale del fronte, ma questa gente è veramente spaesata. Qui riprendo, qui è gli unici che si accollano la responsabilità delle comunità sono i parroci, sono i preti, e c'è nel libro del ponte Cristiani sulla mia gente. Questa è la mia gente, Cristiani sulla linea gotica, ci sono dei bellissimi passaggi di questi diari di preti che da Molari a tutti questi preti che comunque vivono sulla linea, sono gli unici che si prendono in carico di queste popolazioni. C'è il primo, il prete di Gemmano, che non mi ricordo il nome, racconta che Marcaccini è quello partito, l'altro Morelli. Che appunto racconta proprio quasi l'avvicinamento, e lui che si accorge che tutto quello che praticamente c'è quasi una attesa, l'attesa della tempesta, nessuno fa niente, lui che in qualche modo scuote un po' la popolazione che per creare questi rifugi improvvisati, che è improprio chiamare rifugi, ma sono appunto nascondibili, oltretutto costruiti, perché appunto in questa preparazione generale tutti questi rifugi si pensavano probabilmente gli alleati arrivano da sud, quindi i bombardamenti vengono da sud, le entrate, le protezioni le facciamo a nord, dimenticandosi che gran parte invece dei bombardamenti arrivano da mare, quindi i morti che vengono colpiti, la chiesa della pace è colpita da mare, distrutta dai bombardamenti che provengono dalle corazzate. E dicevo, e naturalmente questo è il passaggio più drammatico, perché qui aggiungo una cosa, sì, se permetti, sui ruoli dei preti. Questo prete di Germano addirittura non solo consiglia di fare rifugi, ma spiega anche in maniera spicciola anche cosa portarsi nei rifugi. Portare il pane duro perché era quello che si manteneva di più, i parroci, come leggerete anche se vi capita, anche Don Marcaccini, che è l'esempio forse più importante di questo, come partigiano, ma anche Don Tamagnini, ad esempio, che farà proprio da guida fisica sotto i bombardamenti, guiderà gruppi di sfollati verso San Marino. Cioè proprio si sono sostituiti completamente sia la gestione delle comunità, la gestione pratica poco prima dell'arrivo del fronte, sia durante i momenti più drammatici organizzeranno proprio gli sfollamenti, il prete di Coriano lì, Don Bertozzi, guideranno proprio loro, hanno un ruolo importante, i parranno verso Luca San Marino, sia come guide delle comunità, ma anche come Don Marcaccini, proprio anche come preti partigiani. Il CLN della Valconca si installa nella chiesa di Farneto di Don Marcaccini, e ci sono episodi importanti anche da narrare agli studenti rispetto a questi preti, che sono si offre il posto di 10 di 6 condannati, perché con Don Matteo, il futuro sindaco partigiano, futuro sindaco di Riccione, scappa, lui convince i tedeschi, che è una fuga per paura, no? Perché lui invece era uno dei principali partigiani della Valconca. E salva sei civili. Quindi, e qui appunto è mitici, il 2000 di San Marino, perché naturalmente il luogo che viene più raccontato, tutte queste testimonianze, è la fuga verso queste gallerie di San Marino, dove anche lì ci sarebbe tutto da raccontare, come si viveva, perché tiravano i fili, un lenzuolo, quella era la tua camera, la tua stanza, si cucinava per terra, c'era quindi una convivenza difficile, che sono durati anche più di dello stretto passaggio della negozia, ma per appunto qualche mese, e sono ancora memorie che nei casi migliori si possono ancora recuperare. Qualche anziano che si ricorda della vita nelle gallerie di San Marino c'è ancora. Dico mitici perché probabilmente è una cifra, amplificata, però sicuramente San Marino aveva 25.000 abitanti, i numeri che vi ho dato finora sono molto ben superiori,
E appunto anche qui ogni tettoia, ogni viene occupata, cimiteri, luogo, tutto viene, perché appunto immaginatevi, questi mitici 100.000 che occupano San Marino, è una cifra esorbitante, quindi ogni posto viene occupato. E qui ho un altro dettaglio, che è un momento in cui la guerra, nel mese 5 agosto, 27 settembre, diventa quasi una guerra di trincea. Quindi la cosa è che qui si allunga enormemente questa linea gotica, è perché qui si trasforma quasi una guerra di trincea. Il monte di Gemmano, oppure la stessa Monte Gridoro, sono crinali che vengono presi e ripresi più volte, come le trincee della prima guerra mondiale. Mentre prima era una guerra diversa, di avanzata, qui si trasforma quasi in una guerra di trincea, quindi capite che cambia notevolmente proprio l'essenza della guerra, e per questo farà in modo che i tempi si dilateranno enormemente. Vado velocissimamente perché avrei 5 minuti di dialogo. La liberazione, dopo questo periodo estremamente drammatico, la liberazione viene vissuta con un doppio sentimento, felicità e disperazione. Felicità perché realmente mi sono salvato, perché la guerra, quindi, in qualche modo è superata, ma la disperazione perché in casa mia non c'è più, i miei cari sono probabilmente, ho perso qualcuno, e questo, quando guarderemo l'occupazione del territorio, i morti, a parte quei 605, sono praticamente tutti adesso. Sono tutti in questo mese, quindi il territorio di Rimini è veramente unico rispetto a tutto, soprattutto se lo paragoniamo anche al Pesarese e al Forlivese. E dicevo, distrutte non solo la mia casa personale, ma tutte le infrastrutture, anche gli stessi CLN che si ricostruiscono, non sanno dove mettersi. Perché non ci sono più spazi, più case. I crinali di sopra, non vi dico di andare nel comune, ma ci sono le vecchie foto di questa piazza. Cioè è un mondo diverso, è proprio una piazza diversa, perché è tutto travolto da questo passaggio della linea gotica. Quindi enormi difficoltà gestite dai CLN, e qui anche sarebbe interessante approfondire tutto il rapporto anche col potere prima e col potere dopo, e dall'amministrazione militare americana. E qui, questo sarebbe, purtroppo non c'è il tempo, sarebbe una cosa rispetto a quel discorso delle memorie, qui ce ne sarebbe tanto, perché il ricordo di questi alleati sì è positivo, perché come riportano molti si tornava a mangiare il pane bianco. Questo è quello che ci riportano, ma quello che soprattutto in questi crinali, quello che sta emergendo invece, emerge un rapporto anche molto conflittuale, perché per vari motivi questi eserciti che venivano da tanti paesi, faccio un esempio tra tutti, i greci e i polacchi, il rapporto è veramente pesante. Adesso non so se anticipo magari qualcosa della professoressa Venturoli, ma qui sta emergendo che ci sono veri e propri stupri massicci, applicati, le testimonianze ci danno che sono i greci in questa zona qua, e nel bellariese sono i polacchi, ed è una naturalmente sepolte nella discrezione di queste comunità che tendevano a seppellire queste memorie, che oggi numericamente le testimonianze non sono molte, ma si capisce che c'è molto di più di quello che realmente appare, quindi un rapporti da investigare, cui sarebbe bello anche problematizzare con questi tempi. Economia, si innesca un'economia di riciclo enorme, non c'è niente, tutto viene riutilizzato. I trattori, i mezzi militari diventano trattori, i piedi dei paracadutisti ricercatissimi diventavano vestiti, perché appunto tutto serviva, soprattutto il metallo.
E qui purtroppo entriamo in un discorso, anche qui forse a volte non troppo dimenticato, sulle vittime del post-guerra. La guerra continua a fare vittime anche nel dopoguerra, perché il territorio è cosparso di ordigni bellici inesplosi. Mi diceva Paolo che nel comune di Coriano ce n'era talmente tanti che lo facevano due volte all'anno, perché sennò praticamente tutti i giorni si doveva bloccare una parte del comune, talmente era la presenza di questi ordigni bellici, e accadono tantissime vittime civili di guerra post-guerra. E quindi queste creano ancora, ed è una memoria ancora più dolorosa, perché se un parente in guerra te lo aspetti, comunque in qualche modo può morire, qui sembra quasi una beffa, cioè questi incidenti vengono vissuti come beffa, cioè come dolore su dolore che viene provocato appunto dalla guerra nel dopoguerra. E quindi questa è un po' la situazione che naturalmente da qui poi c'è un lentissimo rientro, cioè c'è un rientro immediato perché tutti tendono a rientrare, però prima che arrivi la normalità, adesso vado proprio a memoria, ma mi sembra che di aver letto una volta che nel 1950, cioè 5 anni dopo, c'era ancora il 30% della popolazione di Rimini che viveva, coabitava nelle abitazioni, quindi ancora cifre molto importanti nel 5 anni dopo. E vorrei riflettere questo aspetto di questi sfollati velocissimamente, perché purtroppo non ho finito. Ho finito, però influisce notevolmente su due aspetti: sulla resistenza, perché appunto è una resistenza difficile, no? Basta prendere i numeri, basta prendere un po' quelle dinamiche. Perché se la paragoniamo al pesarese, se la paragoniamo al forlivese, naturalmente ha numeri dinamiche ridotte, ma perché? Perché appunto la resistenza si basa sulla popolazione, se non c'è una popolazione che ti assiste, il partigiano poco fa. La resistenza riminese, pur in condizioni politiche differenti e svantaggiate rispetto soprattutto al forlivese, comincia a partire, si impegna, ma appunto addirittura si crea un gruppo GAP. Adesso bisognerebbe fare spiegare un pochino meglio, ma questi gruppi di azione partigiana li troviamo a Roma, a Milano, a Firenze, a Genova, nelle grandi città. A Rimini c'è già nel novembre del 43, che fanno cose diverse dai gappisti, però ci sono già, quindi vuol dire che c'è un attivismo, anche una rincorsa, ma tutto, con i primi bombardamenti, tutto si blocca e l'attività partigiana se ne riparlerà nel marzo, nella primavera, marzo 44, e avrà delle dinamiche sempre di supporto, di rincalzo rispetto alle altre resistenze, perché appunto per queste difficoltà oggettive di fondo che i partigiani in tutti i modi tenteranno di superare, ma la fortissima presenza tedesca, la difficoltà di riorganizzarsi, vuol dire, peseranno notevolmente sul movimento partigiano. Oltretutto, la popolazione, questo è un altro dato, la popolazione era naturalmente a favore dei partigiani, ma in che modo? Sostenendo, non esiste una resistenza passiva, la resistenza è sempre più, però era per favore per la remittenza della leva, ti nascondo il remittente della leva, faccio in modo di non dare il grano al tedesco, faccio dei piccoli sabotaggi, però era contraria alle azioni militari, perché appunto il terrore era quello di avere delle ripercussioni di altro genere, quindi c'era anche questa situazione di fondo. La primavera del 44 c'è il comandante, un commissario politico dell'ottava brigata, viene in Balconca per analizzare la situazione, per analizzare la possibilità di creare, diciamo, un distaccamento dell'ottava brigata, che è quella principale che combatte nel nostro Appennino, qui in Balconca. Si stabilisce che non ci sono sufficienti caratteristiche geografiche per poter gestire una brigata con le caratteristiche che aveva l'ottava brigata. E l'ultimo, velocissimamente, però ci tengo, siccome è poco promosso, questo è la slide del
della provincia di Rimini per quanto riguarda l'Atlante delle stragi nazifasciste. Due anni fa l'Istituto Parri ha inaugurato questo Atlante delle stragi nazifasciste, cui stragi-nazifasciste.it. Io ho curato la ricerca per Rimini e questa è la sintesi. Questo, ogni tag è un episodio di strage. Questo qua. Sì, spiegando però, Daniele, che cosa intendiamo per strage, che va dall'uccisione del singolo, sì, a fraghetto. Allora, adesso questo sarebbe un ulteriore, sarebbe un ulteriore, non l'ho messo per approfondimento, sarebbe un ulteriore. Un'ulteriore lezione da fare. L'anno prossimo, volentieri. E dicevo, noi ci occupiamo su queste, diciamo, sono, vedete, sono spaccate in due, no? Questa parte qua sono gli episodi, diciamo, della Valmarecchia, per cui Fraghetto, per capirci, tutti gli episodi con noi. Questa parte qua invece è della zona marittima. Io vi voglio dare Rimini, tutti questi sono 152 morti. I morti, questi qua, sono 58. 8 settembre 43, settembre 44. Di questi 58, 49 avvengono tra l'agosto e il settembre del 44. 42 sono il settembre. Quindi le violenze, capite, un dato, cioè, e di quelli che rimangono fuori, 4 sono Rasi e Spinelli e i due Faentini uccisi a Rimini, cioè 4 militi della Repubblica Sociale. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che praticamente quasi non ci sono morti a Rimini, e direi che anche questa è una cosa, in questi mesi dove, diciamo, ci sono i morti negli arrestamenti, cerchiamo di essere super precisi, non voglio dire che non c'è una violenza, perché nell'Atlante troverete Adele Grossi, una ragazzina di 17 anni che viene uccisa perché sotto un bombardamento scappa da, non si ferma all'arte di un tedesco e viene fucilata lì. C'è Secondo Torri, che è un anziano di Rimini, che si lamenta perché appunto quando dicevo che appunto c'è quella liberazione, diciamo, della zona del lungomare, vengono tagliati anche tutti gli alberi. Un tedesco stava tagliando un albero, lui si lamenta e viene ucciso un ciapello. C'è Atos Olmeda, un ragazzo di 17 anni, partigiano riccionese, che però viene catturato come 17enne perché viene ucciso alla vecchia corderia di Viserba, perché appunto semplicemente esce dalla fila per andare a bere dell'acqua. E quindi non è che non ci sia, c'è, però naturalmente se la paragoniamo ad altri, io vi ho dato le cifre in quel documento, chiaramente Rimini ha una peculiarità, quindi e si concentra quando? Si concentra tutta nel periodo appunto del passaggio della Rimini, qui la focalizza e la concentra in quel mese tra l'agosto e settembre. Coriano, visto che è il comune, purtroppo, nel senso, il comune che ha la maggior... Troppo Rimini. No, adesso le statistiche ce le ho. Sono 200 morti. Però proprio per violenza tedesca, i morti credo che è il primo, secondo me supera anche adesso, ma da memoria, supera anche Rimini perché appunto ha tutto il peso del passaggio del fonte sul Marano, dove è il momento in cui si ferma di più a vacanza. Quindi, vedete, naturalmente, perché non c'è questa, come dire, in qualche modo ci si preserva da queste uccisioni che invece caratterizzano tutta la zona. Non dimentichiamoci che qui siamo a Pesaro, in quel momento, oggi ne includiamo, e adesso non entro in ulteriori analisi geografico-amministrative, però a questo momento dal punto di vista dell'epoca era Pesaro. Quindi, perché Rimini ha questa situazione? È probabilmente tutto quello che diceva Maurizio, che vi ho detto finora, il peso di questo sconvolgimento dovuto prima dai bombardamenti, naturalmente è un peso grande, e quindi in qualche modo ci presenta. Concludo, e poi tutti a...
Concludo che secondo me così si mette assieme qual è il grande, secondo me, il grande l'obiettivo che ci dobbiamo porre come, diciamo, voi siete insegnanti, non sono insegnanti, voi come persone che ha a che fare con i ragazzi, di mettere questo approccio, mettere assieme, che si dicevano di prima, la pluralità di visione, cioè i civili in un contesto di guerra, come la guerra influisca nei vari step sulla vita dei civili, e questo secondo me è un approccio completo, più complessivo, più anche, secondo me, anche più interessante e che ci permette di approfondire e dare una formazione storica molto più robusta a questi nostri. Grazie Daniele. Io avrei qualche minuto se qualcuno ha delle domande da fare prima di andare a mangiare. Prego, non vedo chi. Vai. La volevo chiedere con tutti questi spostamenti così, la scuola, i bambini. Ah, guardi, la scuola è interessantissimo. La scuola si cerca di preservarla sempre. E la cosa più i primi interessi di tutti i CLN è riattivare la scuola. Ci sono delle lettere commoventi dei gruppi in difesa delle donne, io comune di Rimini, che ho più dimestichezza nell'archivio storico, commoventi appunto con richiedono come imperativo carbone, perché ci si avvicina l'inverno, per far andare gli studenti nella scuola. Per cui però devo dire che anche e anche nel potere fascista fino alla fine perlomeno gestito, è l'interesse comunque nel mantenere le scuole aperte il più possibile, anche in quello che accade prima dell'8 settembre. Dopo l'8 settembre è una delle priorità, riaprire le scuole. E per chi è di Rimini, naturalmente il CEIS nel post-guerra naturalmente, cioè, inizia, l'asilo svizzero inizia come assistenzialismo puro, cioè sono le docce. Però immediatamente dopo, il passo dopo con Margherita Zorbi, che è un personaggio eccezionale, naturalmente viene in asilo, scuola e tutto quello che poi sarà. Sì, materialmente l'anno scolastico 43-44 non si chiude e quello 44-45 comincerà con molto ritardo, però quell'anno scolastico venne abbonato da quello che ho visto dal provveditorato, quello che era allora, e venne dato per buono e venne concluso, insomma, formalmente. Infatti volevo portare in conferenza la testimonianza che poi mio padre, che fu soldato nelle grotte più facili di Corignano, e i bambini quell'anno, durante il passaggio del fronte, durante la linea gotica, non andarono a scuola, ma quell'anno gli fu ugualmente riconosciuto. Quindi non mi ricordo se dovrebbe dare un esame a settembre, dovrebbe essere più lui, che ha 84 anni, però mi racconta, insomma, che non era proprio possibile, perché era proprio pericoloso. Ah, sì, la dimensione, cioè, io a me fa impressione, cioè, ho ritrovato un elenco in quanto viene, diciamo, destrutturato il comune di Rimini, ti dà la dimensione di cosa doveva essere. Il comune di Rimini era diviso in credo quattro comuni, e tra cui qualcosa anche a San Marino e Coriano, una roba veramente dal punto di vista amministrativo. Bene. Io mi fermerei qui a questo punto. Voglio solo darvi quest'ultima annotazione, che è comunque estremamente interessante, perché si mischia con le cose che ha detto Daniele, ma probabilmente con quelle che poi ci dirà la professoressa Ventrolore. Noi come Rimini veniamo liberati nel settembre del 44, Rimini inteso giorno più, giorno meno rispetto a tutto il territorio. La storiografia riminese ha un enorme buco che va da quel settembre 44 alla liberazione, maggio 45. In quegli 8 mesi Rimini fu il più grande accampamento militare italiano, cioè qui erano stanziate decine di migliaia di soldati di tutte le razze, ricordava Mirko 28, erano 38 nazionalità,
presenti all'interno dell'esercito inglese, e che cosa accadde in quegli 8 mesi, nessuno ha mai avuto il coraggio di andare ad esaminarli, perché è successo di tutto. Era la piazza principale del mercato nero, violenze, l'aeroporto di Rimini venne assegnato agli americani e gli americani si portarono su dalle Puglie il più grande casino, tra virgolette, cioè quelle erano professioniste, ma era una roba allucinante. Ricordatevi che fu un inverno freddissimo, ci fu tanti tifo, colera, c'era di tutto in giro. C'era un problema serissimo per quanto riguarda l'alimentazione, insomma, ma per Rimini come città, ma anche io presente alle testimonianze raccolte a Coriano, insomma, questi 8 mesi, perché poi queste truppe inglesi erano sparse su tutto il territorio, non erano solo, erano decine di migliaia di soldati in attesa della grande partenza, primavera 45, per la liberazione del nord, e vennero ammassate qui su questo territorio. Sono 8 mesi che la storiografia riminese non ha mai esaminato, anche perché, contrariamente ad altri periodi, purtroppo non esistono testimonianze scritte, cioè gli atti amministrativi sono quasi inesistenti. Quelle che, sì, Maurizio, sui verbali dei... Il CLN, su questo, è stato bravissimi sugli atti del CLN a glissare, c'era l'impegno a fare, ma su quello che poi fu la situazione per la popolazione civile è veramente tutto un lavoro di ricerca da fare. Ma questo poi sentiremo Cinzia quando comunque racconterà le premesse di questa storia.